sono direttore, è vero, siamo diventati colleghi. No, io mi ricordo che insomma il fascismo, oltre che sulle camicie nere, sui manganelli, eccetera, si reggeva anche sulle barzellette. Se qualcuno se lo ricorda, dice, ma durante il fascismo le migliori barzellette contro il fascismo circolavano proprio durante il fascismo. Bene, noi siamo allo stesso livello. Cioè, Berlusconi racconta le barzellette, racconta barzellette tristissime, cupe, che non fanno ridere, che non divertono. Forza gnocca, a me non mi fa ridere, mi fa cascare i coglioni. Cioè, è una cosa di una è macabra. Come può essere, come ci può essere comicità o anche solo divertimento nel macabro, nella tristezza cupa, nel plumbeo? Mamma mia, è una cosa spaventosa, fa venire i brividi. È lo stesso che quando, dopo l'uccisione della Politkovskaja, di cui ho visto prima il video, per scherzo, per barzelletta, faceva una giornalista russa che aveva domandato qualcosa a Putin, che ridere. Ecco bene, una cosa io posso promettere, vale per il male e vale per Comizi d'amore, io sono felicissimo di continuare a lavorare con Michele, ecco, noi non faremo mai barzellette, satira sì.